Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 66esimo episodio per la nostra serie di Horizon Zero Dawn. In questo video andremo ad affrontare la missione principale, la montagna che cadde. Aloy si avventura nelle rovine di Gaia Prime per cercare l'Override principale, l'unica sua speranza di sconfiggere Ade, 14.000 punti esperienza, un punto abilità. Prima di cominciare il tutto è giusto anche che vi specifichi che questo tipo di missione principale è davvero molto lunga e molto impegnativa sotto tutti i punti di vista. Infatti, vi consiglio di prendere tale attività come una sorta di test finale, prima di andarci poi ad avventurare nelle ultime fasi di storia. Perché vi dico che è molto impegnativa come tipo di missione? Perché metterà alla prova le nostre capacità per tutto quello che riguarda il gameplay nell'ambito del platforming, quindi esplorazione, salti e scalate, ci metterà alla prova nei combattimenti, ci metterà alla prova in quello che conosciamo come punti di forza e debolezze della macchina, e infine ci metterà alla prova anche dal punto di vista tattico e strategico per quanto riguarda l'approccio stealth in alcune aree che andremo a visitare. Quindi non preoccupatevi di nulla, nel senso se avete delle lacune in qualche parte è questo anche il momento per metterci le mani e per perfezionarvi. Quindi prendete anche la cosa in maniera positiva come una possibilità di miglioramento. Poi ci sono comunque io che molto volentieri vi do una mano anche alla modalità difficile, quindi vi mostro anche come possiamo fare tutto in maniera perfetta, rischiando il meno possibile, addirittura rischiando zero per fare le cose anche più impegnative. Quindi, dettovi questo, vi consiglio prima di partire di rifocillarvi bene per quanto riguarda risorse, scorte, potenziamenti e tutto quello che ne consegue. E poi finalmente selezioniamo uno dei falò più vicini al punto che ci interessa e partiamo anche con questo nuovo viaggio e questa nuovissima avventura. Si comincia. Ed arrivati a questo punto del nostro avvicinamento a Gaia Prime, posso dirvi che la parte più facile l'abbiamo fatta, adesso arriva il bello. Quindi prendiamo come riferimento questo falò e questa cassettina di scorte, proprio perché qui davanti a noi ci sono dei piolini in giallo, quindi traccia anche del fatto che Silence è passato prima di noi, ci ha preparato il percorso e che quindi dobbiamo seguire questo tipo di via. Raggiungere la montagna sarà dura. Ogni tratto della salita brulica di macchine feroci. Macchine corrotte? Non corrotte, ma non tollerano gli umani. Sai che novità? I seguitori in bella vista. E vedete dall'altra parte. Di qui inizia il test riguardante la nostra capacità strategico-tattica di poter avanzare senza farci vedere. Quindi verrà messa alla prova la nostra intelligenza videoludica in tal senso. Come ha detto appena Aloy, è piena di macchine. Tra gli inseguitori, razziatori, smerigli e quant'altro, chi più ne ha più ne mette. E in più vi faccio vedere una cosa molto simpatica. Vedete dinanzi a noi quell'affare attaccato alla roccia? Perfetto, quello è un inseguitore che dall'alto controlla e aspetta che noi cadiamo nella sua trappola. Quindi fate sempre molta attenzione anche quando avanzate a vedervi bene intorno e in alto se c'è qualcosa, perché è un attimo ad essere scoperti. Quindi, visto anche questo, noi cosa facciamo? La prendiamo molto larga sicuramente ed avanziamo dalla sinistra. Come vedete sul percorso ci sono moltissimi appezzamenti d'erba rossa. E quindi è segno anche che possiamo avanzare cercando di Me lo essere tengo il qui. meno visibili possibile. Inoltre, nonostante non sia fondamentale per avere proprio tutte, come si suol dire anche in questo caso, le frecce al nostro arco, che cosa facciamo? Andiamo anche su abilità e andiamo a spendere 3 punti abilità perché sicuramente ce l'abbiamo da qualche parte. Sull'abilità scatto silenzioso che ci permette di ridurre la possibilità di allertare i nemici nei paraggi quando scattiamo. Non è che sia fondamentale, però potrebbe accadere in alcune fasi di questo avanzamento stealth di dover correre da un appezzamento di erba all'altro. Quindi se evitiamo anche di far rumore in questo frangente è sicuramente meglio. Di qui sicuramente è un'ottima abitudine anche quella di utilizzare molto spesso il focus, anche perché di qui in poi troveremo molte vedette occhio rosso che sono leggermente più forti delle vedette normali, che pattugliano l'area.
e quindi dovremmo stare attenti a non farci vedere. Quindi va benissimo utilizzare il focus, va benissimo bersagliarle con il tasto R2, va benissimo anche segnarne il percorso con il tasto R1. Se dovesse avvicinarsi un qualsivoglia nemico perché ci ha visto, un bel colpo silenzioso restando sempre nell'erba e il problema è risolto. Quindi a mali estremi, estremi rimedi. Quando c'è una luce in giallo vuol dire sempre che non è un buon segno, perché sono lievemente allarmati i nemici. Quando tornano in blu sicuramente si sono calmati e quindi possiamo tornare anche ad avanzare. Attenzione a questa che arriva. Volendo chiaramente possiamo anche passare al fischio, attirarle e togliercele di mezzo. Di qui continuiamo ancora a passare il più esterni possibile, quindi vicino alle conformazioni rocciose, e ci buttiamo nell'altro cumulo d'erba. Vi sconsiglio di avventarvi su eventuali erbette di cura se in zona c'è il nemico, perché sicuramente va a vederci e quindi scatta l'allarme e succede un gran casino. Approfittiamo soltanto dei suoi punti ciechi durante la ronda per recuperare quello di cui abbiamo bisogno e quindi poter avanzare. Arrivati al punto del ruscello, io vi consiglio di buttarvi in questo mucchietto d'erba, non perché serva, ma perché è sempre divertente da parte mia mostrarvi come gli inseguitori sono praticamente ovunque sulle pareti rocciose, quindi è un attimo anche qui che se facciamo una mossa falsa veniamo chiaramente scoperti, però non ci interessa proseguire da quella parte, bensì andiamo a raccogliere l'erbetta qui proprio perché è adiacente altri pioli in giallo e quindi prima che l'inseguitore ci veda iniziamo la prossima arrampicata. Prendiamo l'altra erbetta e continuiamo ancora a salire. Quindi diciamo che la prima zona stealth l'abbiamo completata con estremo successo. Di qui ovviamente riparte la sequenza platform di arrampicata e scalata. Arriviamo fino a su in cima. Forse pensano di dover proteggere Gaia. Dubito. E ci prepariamo mentalmente alla seconda fase stealth, in cui ci sono razziatori, secodonti, vedette e smerigli. Anche in questo caso scendiamo subito sulla sinistra verso il fiume, utilizziamo i vari paletti per poter proseguire oltre l'acqua velocemente. Qui c'è un falò se vogliamo salvare temporaneamente o manualmente i nostri progressi. Una volta fatto il tutto continuiamo ancora a procedere all'esterno delle varie strutture che troviamo, quindi sempre rasente il perimetro dell'area, quindi sempre vicino alle varie montagnole sulla sinistra che abbiamo qui accanto a noi. Ci ributtiamo ancora nell'erba alta prima di qualsiasi altra azione. Vediamo del blu poco più avanti, quindi ci sono delle vedette lì che controllano. Possiamo anche evidenziarne la traccia chiaramente, così che ne vediamo il percorso. E appena ci accorgiamo che si è un attimo spostata per continuare il giro, ci buttiamo nel prossimo mucchietto. Quindi di qui possiamo decidere di farla avvicinare anche col fischio e poi le eliminiamo con tranquillità, così che almeno possiamo passare senza troppi problemi. Qui il consiglio è sempre lo stesso: fatela entrare nell'erba alta, così anche durante l'animazione, come vedete adesso, l'occhietto è chiuso. Si apre solo per un attimo, è un istante, e in quell'istante le macchine comunque non possono vedervi, o comunque non abbastanza da potersi allarmare. Se invece eseguite l'uccisione all'esterno del mucchietto d'erba, per tutta l'animazione sarete perfettamente visibili, e quindi i nemici possono poi attaccarvi. Di fronte a noi abbiamo visto un'altra vedetta occhio rosso, così come un razziatore. Quindi avanziamo un pochettino, sempre facendo molta attenzione, aiutandoci anche con l'inquadratura delle telecamere, e ci buttiamo nell'altro mucchietto d'erba. Di qui continuiamo ancora ad avanzare rapidamente verso l'altro riparo e aspettiamo che la vedetta faccia il giro. Appena se ne va, ci buttiamo subito lì davanti. Inoltre in quest'area tutto diventa ancora più impegnativo e difficile, proprio perché si alza la tormenta di neve, quindi c'è un pochino meno visibilità. Oltre chiaramente al fatto che ci siamo avvicinati alla zona degli smerigli. Di qui continuiamo ancora, ricordiamo che qui in zona c'è un razziatore che fa il giro. Quindi siamo comunque sempre molto attenti, riparo per riparo, e continuiamo ancora ad avanzare. Al momento non vedo nessuno di particolarmente vicino, quindi ci buttiamo ancora avanti. E raggiungiamo
con gran velocità la prossima zona di appiglio e quindi di scalata. Possiamo riconoscere tale zona, e finora ci ha detto bene tutto, siamo stati veramente molto bravi fin qui, dal fatto che c'è per l'appunto questa cascata, quindi quando vediamo il corso d'acqua sappiamo di essere grosso modo arrivati alla zona che ci interessa di più. E infatti ecco qui i violini in giallo. Ok, arrivati qui su vi consiglio di fare un cambio d'abito. Quindi, per anticipare ciò che sta per arrivare senza che vi spoilerò nulla, andiamo a metterci l'elettronomo Oseram pesante. Ci prepariamo arco e frecce congelanti in tripla freccia incoccata, prendiamo l'erbetta e continuiamo ancora ad avanzare. Servirà presto. Ok, di qui la strada prosegue. Quindi vedrete che in realtà, conoscendo più o meno come funziona il discorso stealth e scalata in Horizon e conoscendo chiaramente le debolezze del prossimo avversario o minacce che andremo ad affrontare, tale missione non è impraticabile, anzi, è piuttosto semplice e anche molto divertente. Ok, arrivati in cima, parte quest'altra sequenza animata. Ed è così che saremo obbligati ad affrontare una vista in testa, macchina estremamente scomoda ed impegnativa quanto un divoratuono, volendo anche un pelino di più, per come la giochiamo noi. Quindi per prima cosa, arco congelante e cerchiamo di congelare l'uccellone metallico. Schiviamo tutti gli attacchi elettrici che ci spara contro, abbiamo l'elettronomo Oseram pesante anche per questo motivo. Aspettiamo che si avvicina un pochettino, anche perché non è affatto semplice dargli il congelamento quando svolazza a destra a manca. Ok, una volta congelato, arco di precisione, tripla freccia e cominciamo a fare danni in quantità industriali. Spariamo a raffica, concentrazione attiva, la attiviamo, ok, continuiamo ancora a sparare velocemente. Vedete che il bersaglio è talmente grande che non è un problema prendere la mina e cerchiamo di non farlo mai tornare a volare. Quindi gli facciamo talmente tanto danno da sbilanciarlo continuamente e impedirgli di riprendere il volo. Ed è così che in 20-25 secondi abbiamo massacrato anche una vista in pesta. Fatto questo possiamo indossare l'abito che volete, tanto peraltro non credo ci siano molti problemi. Per stare tranquillo ci rimettiamo in stealth se dovesse accadere qualcosa di bizzarro e insolito. Ci prendiamo anche il drop che ci ha lasciato la vista in pesta, tra cui un'ottima bobina a lacerazione 40%, un'eccezionale bobina a ghiaccio 41% e un tessuto resistenza a fuoco. Di qui ci riposiamo un secondo perché ce lo siamo meritato, un attimo di pausa, ed andiamo anche eventualmente a perfezionare, se possibile e se ce ne fosse bisogno, anche se in realtà siamo già perfetti così, alcuni abiti con le bobine che abbiamo appena preso. Quindi qui vedo un 19 ed abbiamo un 26, quindi aumentiamo ancora di più la resistenza a fuoco, anche se quest'abito in realtà non l'abbiamo utilizzato tantissimo perché non sono tantissime le macchine che utilizzano attacco a fuoco, a parte il mantice incendiario e poco più. Però comunque sia, lo perfezioniamo ancora di più. Abbiamo visto una bobina a gelo per l'arma, probabilmente, quindi l'arco che utilizziamo tanto spesso, che è quello da guerra delle ombre, forse possiamo potenziarlo ancora di più. Questo qui è quello della loggia. 43%, abbiamo trovato un 42, 40, 41, quindi niente, perfetto così. Fatto anche questo, continuiamo a seguire il percorso all'interno di questa nuova zona, completamente innevata, e ci avviciniamo finalmente all'ingresso di Gaia Prime. Faccio scorta. Il sacrificio di Gaia ha fatto questo. Ha distrutto l'interno della montagna come un uovo.
Sì, sì. Presto ora. Ti ho preparato la strada da seguire. Così tu sei già stato qui? Più o meno. Lo vedrai. Silence conosce molto di più di quanto non dica. Ricordate sempre questo, cari ragazzuoli. Molto di ciò che non viene detto, non si vede, non è detto che non esista, ma semplicemente che non lo sappiamo noi. Da quando le macchine sono un ostacolo per te? Se potessi volare, non mi sarei preoccupato della via d'arrampicata. Se sapessimo volare anche noi, saremmo già arrivati in cima. Non guardare giù, non guardare giù. Dannazione. Sì, soffro di vertigini, non guardiamo giù. Ok, continuiamo ancora a scalare. Inoltre posso dirvi che il bello non finisce qui in questo video, in questa missione. Abbiamo sì affrontato un combattimento estremamente impegnativo, zone stealth, arrampicate, avventura, di tutto e di più. Ma il bello ancora non è arrivato, proprio perché all'interno del bunker, cosa che non vi ho detto all'inizio video ma recupero subito, c'è la quinta ed ultima batteria che chiaramente andremo a prendere il prima possibile. Sarei aspettata di trovarti, Silence. Quindi grazie. Godiamoci questa attività fino all'ultimo secondo. Che ho costruito negli anni. Di qui parliamo con Silence. Ho tentato di aprire questa porta. L'ho colpita. Bruciata, fatta esplodere. Ma sappiamo entrambi che tu riuscirai a entrare. Lo dici come se dovessi scusarmi. Niente affatto. Non ho mai pensato che per entrare servisse la forza, ma solo una chiave. Una chiave in forma umana. La mancanza di immaginazione è stata mia, non tua. Io vado. Adesso è meglio che vada. Sì. Quando troverai l'override principale avrai il potere per sconfiggere Ade. Tutto dipende da te. Ah beh, adesso mi sento meglio allora. Non ho mai tolto per niente il peso delle responsabilità di dosso. Ok, di qui attiviamo la scansione. Ingresso autorizzato. Praticamente ad ora, dopo aver riparato i file alfa, finalmente tutto il sistema della CPU ci riconosce come la dottoressa Elizabeth Sobek. Quindi chiaramente abbiamo accesso a qualsiasi area all'interno delle antiche rovine. Di qui, come per ogni bunker antica rovina che si rispetti nel corso della nostra avventura, seguendo la via principale andremo avanti proprio con eventi di storia. Andando a prendere invece le stradine secondarie e laterali avremo modo di recuperare delle scorte, così come dei collezionabili di testo o audio. Io come sempre, ragazzi, mi scuso realmente per non portarvi informazioni extra, ma a causa delle tempistiche del video, quindi per problemi tecnici, non posso fare più che tanto. Però vi invito chiaramente, se siete curiosi, perché comunque sia questo tipo di informazioni il più delle volte meritano di essere letto ed ascoltate, di prendervi 5 minuti di tranquillità e di godervi anche tutte quelle che sono le info extra e le curiosità sul mondo di Horizon, quindi sul nostro passato o sul nostro presente all'interno di questo titolo. Detto questo, arriviamo qui in una zona estremamente interessante. Anziché buttarci subito a capofitto in avanti, io vi consiglio di guardarvi leggermente alla vostra sinistra, perché noteremo un'area rocciosa abbastanza ampia. In realtà, con il proseguo dell'esplorazione di questo luogo avremo modo di tornare in quest'area, quindi non è che se adesso non ci andiamo non ci andremo mai più. Anzi, però io per togliermi subito il pensiero e per aiutarvi immediatamente vi faccio vedere che con un bel salto si può raggiungere quest'area senza difficoltà. E che all'ingresso di questa piccola grotta, sempre davanti a noi o leggermente sulla sinistra, in fondo troviamo una stanza, nella quale su uno scaffale c'è un oggettino in verde. Ci avviciniamo a tale oggetto e scopriamo che è la quinta ed ultima batteria. Oh, una quinta batteria. Devono servire a qualcosa. Ribadisco, ragazzi, non preoccupatevi assolutamente, perché quest'area, se non ci andiamo subito adesso, come avete visto che ho fatto io nel video, si può raggiungere anche più tardi o tornarci in un secondo momento. Non è assolutamente un problema. Io, per tranquillità personale e anche per aiutarvi il prima possibile, ho voluto mostrarvi direttamente come si poteva prendere. Di qui scendiamo piano piano per non rischiare di prendere troppi danni dalla caduta, e da qui possiamo nuovamente riarrampicarci per andare sopra. Quindi possiamo ritornare dal punto di partenza che avete visto prima, oppure tranquillamente proseguire dal basso e poi continuare verso questo percorso che vi sto facendo vedere nell'inquadratura sulla sinistra. Quindi ci sono più modi per avanzare. Ah.
In realtà così ci abbiamo soltanto messo meno a scendere, era la stessa cosa di prima. Quindi di qui continuiamo e Immagino vediamo che che dovrò cosa ci passare di attende. qui. Corda. E appiglio al volo. Ha retto così per 19 anni, giusto? Beh. No, non dire nulla. Ah, per fortuna è fatta. Con quadrato ci stacchiamo dai vari appigli e scendiamo al piano più basso. Di qui non si passa. Forse devo arrampicarmi. Prendiamo questa cassetta di scorte, che era l'unico oggetto interessante in quest'area, e riprendiamo la scalata, perché per proseguire per la missione dovevamo andare in alto anziché in basso. Quindi saliamo il tutto e andiamo al piano superiore. Deve essere dove vivevano. Quello che ne è rimasto. Un tempo tutto questo era racchiuso fra roccia e metallo. La stanza di Elizabeth. Lo so. Non ha nemmeno avuto il tempo di sistemarsi. Questi sono i suoi diari. I diari di Elizabeth. E sono tutti distrutti. Esaminali. Il Focus può ricostruirli, ma è un processo lungo. A noi sembra un dispositivo potente, ma il motore è piccolo e limitato. Quanto lungo? Giorni, mesi, anni. Tu preoccupati di fermare Ade e di garantirci un futuro. E forse vivrai abbastanza a lungo da ascoltarli. Fatto anche questo, proseguiamo oltre e raggiungiamo questa sala nella quale dovremo assistere praticamente ad un messaggio ologramma. Esaminiamo l'altare. Sono Charles Ross. Sta registrando 6 ore dopo l'ultima operazione di Gaia Prime. Stamattina uno dei portelloni di accesso non ha funzionato. I portelloni di Gaia Prime sono progettati con uno spiraglio inferiore ai 2 mm. Ma questo si è chiuso con uno spiraglio di 10. Abbastanza da far uscire una traccia energetica. Abbastanza da permettere allo sciame di trovarci. Abbastanza perché Gaia venisse scoperta e distrutta. Abbastanza perché il futuro per cui abbiamo lavorato duramente svanisse. A meno che il servomeccanismo non venisse riattivato dall'esterno. Adesso passo a una registrazione dell'evento. Io non esco neanche per sogno. Non ho firmato per questo. Se qualcuno non va là fuori, sarà stato solo uno sforzo inutile. Dovrebbe decidere Liz. Beh, quanto ci mette ad arrivare qui? Ha detto 5 minuti. Non penserete che... Oh no! Ok, Jet. Ho riparato la falla. Gaia. Spiraglio a 1,4 mm, confermato. Elizabeth, no! Troveremo un modo per riportarti qui. Non è più possibile, lo sciame è troppo vicino. Davvero, va tutto bene. Gaia è completa. Si prenderà lei cura di tutto, d'ora in poi. Ma non così. Ci sono tante cose che... Ehi,
conoscete. Non sono brava coi finali. Ad attendere la fine, quindi... Evitiamo. Ok. Stammi bene, Lisa. E... Ci vediamo. Già. Abbiate cura di voi. Lisa. Sto bene, davvero. Voglio andare a casa. Di qui e riappare l'ologramma di Silence. Parliamo ancora con lui. Aloy? Se n'è andata. Per sempre. Sapevi che non poteva essere viva, Aloy. E i suoi risultati sono stati eccezionali. Mentre la sua gente vacillava, è stata lei ad assumersi la responsabilità. Solo lei poteva. Perché era la migliore? Non è quello che intendevo. Ma è così. Non dovresti temere di ammetterlo. C'è da dire una cosa sulla scelta che prenderò. Chiaramente qui, ragazzi, siete sempre liberissimi di scegliere ciò che preferite. Da quanto ne ho capito io, di come sento io il titolo, mi sembra che Aloy sia molto, molto, ma molto affezionata al personaggio di Elizabeth Sobeck. Nonostante non siamo altro che una copia di lei, siamo comunque una persona propria con una propria volontà. Rispettiamo molto questa figura e la intendiamo come una sorta di madre. Perlomeno è da lei che siamo stati originati in qualche modo, anche tramite le macchine, quindi direi che in questo caso forse ci sta bene per come la vedo io, smettila di comportarti come una macchina, quindi una risposta sicuramente un pochettino più passionale, un pochino più emotiva e sentimentale. Perché non smetti un attimo di fare il cinico e non provi a sentire qualcosa? Si è sacrificata per i suoi amici, per il futuro, per la vita sulla Terra. Davvero non ti fa pensare a nulla? Alla sua generosità. Cerchi di infondere la sua scelta con qualcosa di magico. È stata una scelta razionale, non basata sui sentimenti. No, ti sbagli. Ricorda, sapeva che Gaia non doveva solo pensare. Lei le insegnò i sentimenti. L'attenzione, il sacrificio, la fiducia nella vita, per combattere la disperazione. Se non fosse per il sentimentalismo, la vita sarebbe finita. Tu e io non saremmo mai esistiti. È un'argomentazione valida. Mi spiace per la tua perdita. Disse di voler andare a casa. Forse. Cosa? Niente. È ora di andare. Ok. Ed è così che l'argomento cade senza altri approfondimenti. Quindi per nostro conto cosa possiamo fare? Chiaramente andremo ad analizzare tutti i vari collezionabili qui sul tavolo. Tante registrazioni comunque sia interessanti ed utili. Fatto questo, procediamo verso la camera che abbiamo di fronte e sulla nostra destra troviamo un altro audiolog collezionabile. Preso anche questo quarto ed ultimo collezionabile in zona, e riproseguiamo per quella che è la via principale dell'obiettivo di missione di storia, e andiamo ancora alla ricerca dell'override principale. Di qui ancora un collezionabile e poi ci attende un'altra breve scalata. Arrivati a questo punto, finalmente torniamo anche ad una zona un pochettino più esterna. Hai trovato la sala di controllo. Vado subito. Quindi di qui proseguiamo per il sentiero, continuiamo ancora ad arrampicarci su tutte quelle che sono le sporgenze e gli appigli in giallo. E passiamo da una zona metallica ad una rocciosa. Di qui si sale ancora più in alto ed ancora più su. Di qui c'è un altro collezionabile audiolog. Continuiamo tutta la salita e la scalata da questa parte per non rischiare di scivolare e cadere di sotto. Prendiamo la scala semidistrutta e al termine di questo ponteggio in metallo torniamo ancora all'interno di una piccola grotta.
e da qui parte un'altra sequenza animata. Quindi ragazzi, per questo video veramente tantissima storia e tutta estremamente fondamentale per capire ciò che è stato, ciò che è e ciò che molto probabilmente sarà la nostra avventura e il nostro percorso all'interno di Horizon Zero Dawn. Quando ho aperto la porta, l'aria è entrata da fuori. Ma erano chiusi qui. Non riesco a usare i comandi. Autorizzazione Alfa sovrascritta. Cos'è l'autorizzazione Omega? Oh no. Personale Alfa. Mi spiace allarmarvi, ma dovete ascoltarmi, ok? Sentite cosa da dire. Non è facile per me. Sapete, io... Vi prego, smettetela di tentare l'accesso, ok? Ecco, voglio dirvi che... non tentate l'accesso a quel maledetto sistema. Quello che voglio dire è che continuo a pensare a coloro che verranno dopo di noi. Innocenti, uomini e donne, senza alcuna colpa. Dargli la conoscenza, come un dono. Ted, ne abbiamo già discusso. Apollo ha oltre 3.000 misure di emergenza. Non è un dono, è una malattia. Loro sono la cura e noi gli stiamo dando la malattia. La nostra malattia. No, non si può. E non è troppo tardi. Sì, siamo disposti al Ted, sacrificio. Non è così che deve andare. L'ho già fatto, Samina. L'ho fatto 3 minuti fa. Ho eliminato Apollo. È andato tutto, ogni copia. Un sacrificio? Non è un sacrificio. È l'annientamento della cultura, pazzo bastardo. Millenni di cultura. Mi spiace. Davvero, è così. Ma a volte, per proteggere gli innocenti, devono morire degli innocenti. Allarme d'emergenza. Ed è così che Ted Faro ha ucciso tutte le menti più brillanti della sua epoca ed ha distrutto tutte le informazioni di una storia millenaria della razza umana. Quindi in un certo senso qui l'antagonista del titolo non è semplicemente Ade, ma io considero anche Ted Faro. Se non ci fosse stato lui, non esistevano le macchine sul quale ha perso il controllo, non avrebbe eliminato tutti i file di Apollo e quindi adesso sapremo molte più cose. E probabilmente Ade non avrebbe neanche mai costituito una minaccia, sarebbe stato bloccato sul nascere, per quanto riguarda i difetti di programmazione che si sono poi rivelati. Tutti. Parliamo con Silence. Li ha uccisi tutti. Allora è per questo... È per questo che siamo prigionieri dell'ignoranza. Per un futuro innocente. Uomini senza colpe. Non ha mai visto i massacri dei giorni rossi. Tutti i risultati di quella gente. La conoscenza che i predecessori potevano offrire. Evaporati. Ridotti in cenere. Dispersi nel nulla. Come gli stessi Alfa. No. Non nel nulla. Quando la porta si è aperta e le loro ceneri si sono disperse, loro sono finiti nel mondo che hanno creato. Il mondo in cui viviamo è come se fosse un monumento dedicato alla loro morte. Un monumento di oblio. Non oblio, Silas. Speranza. Ok, terminato anche questo dialogo, facciamo il giro del tavolo ed andiamo a recuperare l'override principale. Questo è l'oggetto tanto agoniato di questa missione. Così piccolo. Ora dovrai solo usarlo per uccidere Ade. Praticamente il nostro intento è quello di arrivare di fronte alla macchina Ade e di prenderne il controllo tramite override. Questo per poter riprogrammare tale applicazione, perché ricordo che tutti i vari programmi di cui stiamo parlando, tutte le varie funzioni, non sono altro che delle applicazioni laterali del programma centrale chiamato Gaia. Quindi è Gaia che comanda tutto.
ad semplicemente è un'applicazione che si sta autogestendo per a causa di un malfunzionamento in Gaia, non per altro. Quindi recuperate anche le piccole scorte, la piccola quantità sulla destra in quella stanzetta, riusciamo fuori, andiamo ancora sulla destra. Di qui proseguiamo e andiamo a completare il giro di questo bunker. Come vedete siamo arrivati in questa zona dove c'è questo grande cavo giallo. Di qui possiamo riconoscere la zona iniziale dal quale è partita l'esplorazione di tale bunker antica rovina, e di qui riconosciamo la zona dove vi ho portato appena entrati qui dentro per recuperare la batteria. Quindi anche da qui si poteva tranquillamente scendere col cavo, fare il giro e andare poi a recuperarla qui al termine del tutto. Quindi prima o dopo che sia, va bene lo stesso. Di qui ci rifacciamo l'arrampicata su tutti i vari gradoni di roccia, torniamo su in cima e riguadagniamo l'uscita. Ma... sei qui? Per un attimo. Cosa? Il nostro viaggio insieme è giunto alla fine. Ma prima che vada, credo di doverti spiegare tutto il resto della storia. Continua. Tempo fa ho ammesso di aver avuto un ruolo nell'Eclissi. Ma non ti ho mai parlato a fondo delle mie colpe. La verità è che c'ero fin dall'inizio. Ho trovato Ade, Aloy, sepolto su quella montagna, intrappolato in un titano. E l'ho servito. Cosa? Mi ha promesso conoscenza e me l'ha data. Una conoscenza inimmaginabile. E in cambio? L'ho aiutato con l'Eclissi a costruire un culto, un esercito personale. Perché me lo stai dicendo ora? Perché il tuo successo dipende anche da questo. Quando ho trovato Ade, per prima cosa ha voluto sapere della Guglia. Non di Meridiana. La Guglia. E per quale motivo? La Guglia è stata creata da Gaia. Quale parte di Gaia? Minerva. È un modulo di decrittazione. Gaia ha costruito delle guglie per trasmettere i codici che hanno disattivato i robot di Faro e spento i sistemi di conversione di biomassa. Ade vuole inviare una nuova trasmissione per svegliare le macchine, così che possano divorare di nuovo il mondo. Sì. In base a quanto abbiamo appreso, è anche la mia conclusione. Così l'Eclissi, i robot che hanno resuscitato, sono solo un mezzo per un fine. Un esercito per prendere la Guglia. Sì. Così Ade potrà nuovamente sterminare la vita. A meno che tu non lo fermi. Ok, tagliamo corto. Andiamo al sodo. Come faccio a fermarlo? Quindi come fermo Ade? Io ho fatto il possibile. D'ora in poi è tutto nelle tue mani. Prendi la mia lancia. Attaccale l'override principale e potrai usarla per iniettarlo. Quindi dovrò soltanto avvicinarmi alla testa di Ade e piantargliela dentro. Esatto. No, nessun problema. Silence! Dove andrai? Altrove. E ovunque. C'è ancora molto da scoprire prima che il mondo finisca. E tutto questo? Lo lascio a te, naturalmente. Come si è dimostrato, è sempre stato tuo. Io ero solo di passaggio. Silence, vecchio volpone, quante cose non ci dici, eh? Ok, ascoltate anche questa interessante conversazione. Andiamo comunque sia a recuperare i tre audio log in zona e poi ci mettiamo a quel banco di fronte alla lancia per creare l'arma a corto definitiva.
Ed è così che possediamo una lancia in grado di stordire i nemici che anche attaccata alla sua estremità l'override per controllare Ade. Quindi una gran bella bestia. Abbiamo chiaramente completato questo tipo di missione principale ottenendo 14.000 punti esperienza ed un punto abilità. Ed abbiamo ovviamente anche sbloccato la missione principale, l'ombra incombente. Per cui siamo stati bravissimi ed ha anche il 49esimo level up che corrisponde ad altri 10 punti salute aggiunti e un punto abilità. So che difenderà la città, ma la guglia. Quindi ci prepariamo alla fase finale della nostra avventura, di cui chiaramente vi sto rifacendo parte del percorso all'indietro perché se apriamo la mappa non possiamo teletrasportarci subito, ma dobbiamo arrivare a questa altezza per poi poter eseguire un viaggio rapido. Quindi fatto questo, non ci resta altro che andare a Meridiana ed avvicinarci al prossimo obiettivo. Fatto anche questo, non mi resta altro da dirvi che anche per il 66esimo episodio della nostra serie di Horizon Zero Dawn tutto si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!